Molti pensano che solo le grandi aziende possano essere un bersaglio facile per i cybercriminali. E invece no, anche noi comuni cittadini siamo a rischio soprattutto quando navighiamo su reti wifi pubbliche. Non ne siete convinti? Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Ci troviamo all'aeroporto di Milano Malpensa. Ora verrò a chiedere ad alcuni di voi quanto ne sapete di wifi e sicurezza. Prima però vi mostro una cosa. Questo è un hotspot portatile. Serve per creare delle connessioni ad internet. Io, insieme al mio amico Tim, abbiamo creato una finta rete dell'aeroporto di Malpensa. Chiunque può creare questa rete, ma soprattutto chiunque può rubare i vostri dati. Hello, my name is Tim. I am a Ciao, mi chiamo Tim e sono un security evangelist per GData. Quello che ho fatto è stato creare una piccola rete Wi-Fi. Abbiamo chiesto alle persone di selezionare una rete Wi-Fi a cui connettersi e speriamo scelgano la nostra. Vediamo che cosa accadrà. Ti colleghi col Wi-Fi fuori casa? Ogni tanto. E che cosa fai con questo Wi-Fi? Ma soprattutto lavoro, ogni tanto navigo per acquistare qualcosa su internet. Acquistare qualcosa su internet, aia! Scegli una rete, quale ti sembra quella più giusta per connettersi qui all'aeroporto di Malpensa? Guest Wi-Fi. Vai, entra su Guest Wi-Fi. Cosa ti sei aperto? Cosa chiedeli? Il login di Facebook e la password. Ecco, per collegarmi. Le inseriresti mai con le password? Ma se ho la necessità, sì. Ma faresti veramente male, perché se tu inserissi password e email, io potrei rubarti tutto, sia la password che tutti i tuoi movimenti precedenti. Paura, eh? Sì. Pochino. Sì. Comunque, ricordati di proteggere il tuo telefono con un'app o con un antivirus, così non ti possono rubare niente. Usi mai il wifi quando sei fuori casa? Raramente. Raramente. E quelle poche volte che ti colleghi, che cosa fai? Navighi, non so, fai degli acquisti, che cosa ci fai? Navigo, giro social network e robe varie. In questo momento sei collegata al wifi? No. E proviamo a collegarci insieme a una rete. Adesso che ti sei collegata a questa rete, ti chiede l'accesso a Facebook, quindi email e la password. Ti ci collegheresti mai? Sì. Sì, e lo sai che se tu lo facessi, noi ti ruberemmo tutti i tuoi dati. Usi il wifi quando sei fuori casa? Non spesso, perché non sempre riesco a trovare una rete dove collegarmi, ma se la trovo sì. Visto che non sei collegato, proviamo a collegarci a una rete. Va bene, ok. Allora, sono tutte protette tranne via Milano. Oppure, per esempio, Guest Wi-Fi. Ah, per esempio. Per esempio. È quella che c'ha più linea, quindi. Avrai notato che ti si è aperta una pagina che ti chiede gli accessi a Facebook. Li inseriresti? Sì, molte reti fanno così, quindi... È una procedura abbastanza faresti comune. Faresti malissimo! Perché? Perché questa è una rete che abbiamo creato noi per vedere se qualcuno potenzialmente si potesse collegare. E questa cosa la potrebbe fare chiunque. Qualunque hacker potrebbe rubarti tutti i tuoi dati. Quindi la prossima volta stai attento a quello che inserisci. Adesso però sono curiosa di sapere in quanti si sono collegati alla nostra finta rete. Chiediamolo subito, Tim. Hey, Tim! Ehi Tim, quante persone si sono collegate alla nostra rete? La nostra rete è attiva da circa un'ora e mezza e in questo lasso di tempo 8 persone si sono collegate usando le loro credenziali di Facebook. Quindi potenzialmente abbiamo rubato 8 credenziali? Sì, avremmo potuto rubare ben 8 credenziali valide. Wow, che paura! Avete visto? Sono riuscita a dimostrarvi com'è facile cadere nella rete di questi malfattori. Ora però torniamo in studio, così vi spiego meglio come proteggersi. Spero di non avervi spaventato con ciò che vi ho mostrato. Sappiate comunque che esiste un modo per proteggersi. Basta infatti installare una VPN, ovvero Virtual Private Network, una rete di telecomunicazione privata in grado di criptare i dati. In questo modo ciò che facciamo su internet, le nostre foto, i documenti privati e i nostri acquisti rimangono al sicuro. Io ad esempio uso il modulo VPN di GData. Basta scaricare l'app GData Internet Security per Android o iOS, creare un account e attivare il servizio. Avete visto? Nulla di più facile. Direi che per oggi è tutto. Voi ricordatevi di andare a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!